direttore generale dell'ASL Benevento fa il punto sulla situazione delle vaccinazioni nella provincia sannita e ritiene assolutamente soddisfacenti i risultati raggiunti grazie alla macchina organizzativa messa in moto appena sono stati disponibili i vaccini. Solo negli ultimi 3 giorni, con l'iniziativa di aprire gli hub a tutti gli aventi diritto residenti nella provincia e senza prenotazione, sono state somministrate 1200 prime dosi e 6500 seconde dosi di vaccino. Guardando i dati più nel dettaglio, si rileva che le fasce più protette sono quella over 70 con il 91% della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose, seguono la fascia over 80 con il 90% delle prime dosi effettuate sul totale delle persone residenti e poi la fascia 60-69 con l'87% di prime dosi ricevute. Le adesioni nelle altre fasce si aggirano intorno al 70%. L'unica fascia più critica è rappresentata dai giovanissimi tra i 12 e i 19 anni che hanno aderito con una percentuale del 52%. Continuiamo a promuovere l'importanza di vaccinarsi, dice il direttore generale Volpe. Sebbene nella nostra provincia i dati di adesione siano eccellenti grazie al costante lavoro di squadra e alle varie strategie adottate e che hanno visto protagonisti tutti gli attori del territorio, noi non molliamo. Procederemo con lo stesso ritmo anche la prossima settimana fino a venerdì, ha aggiunto Volpe. I residenti della provincia che non si sono ancora vaccinati possono presentarsi direttamente presso gli hub dell'ASL ed ottenere la somministrazione. Daremo una spallata definitiva al virus, afferma deciso il direttore generale Volpe, con l'obiettivo del sannio Covid-free. Venerdì notte alcuni cestini porta rifiuti dell'Asia, siti lungo Viale Principe di Napoli, al rione Ferrovia, sono stati vandalizzati, aperti e trascinati lungo la sede stradale ad opera di ignoti. La situazione è stata ripristinata già alle 5 di sabato mattina. Su segnalazione dell'ispettore di turno dell'Asia, il personale aziendale è intervenuto repentinamente ripristinando la sicurezza dei luoghi e quindi quella dei cittadini. Contestualmente l'Asia ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti. I carabinieri hanno arrestato un 65enne di Baselice in esecuzione di un ordine di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati dai militari, i quali hanno documentato che l'uomo aveva violato in più occasioni la misura cautelare del divieto di dimora nel proprio comune a cui era già sottoposto, poiché indagato per atti persecutori nei confronti di una donna e di sua figlia. Gesesa ha comunicato ai cittadini di Benevento che già dalla prossima settimana darà avvio all'iter finalizzato alla realizzazione dell'impianto di filtraggio a carboni attivi a servizio del campo Pozzi di Pezzapiana, che dovrà assolvere la funzione di abbattere il livello di tetracloroetilene di circa il 90%. Gesesa ha voluto ringraziare per la determinante sinergia istituzionale il sindaco di Benevento ed il comune, in particolar modo presso i cui uffici si sono svolti gli incontri con i dirigenti regionali. Ha ricevuto comunicazione positiva da parte della Regione Campania in merito alla richiesta di finanziamento dell'importo complessivo pari a 875.000 euro. In Campania sono 139 i pazienti risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.339 tamponi molecolari che sono stati processati. Nessun deceduto nelle ultime 48 ore, 9 invece in precedenza, ma registrate soltanto nella giornata di venerdì. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli di terapia intensiva occupati sono 19. Il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca saranno presenti lunedì alle ore 11 all'hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive della provincia di Benevento nella zona industriale Ponte Valentino. Se si separano due democristiani resta l'amicizia, se si separano due grillini volano i vaffa, così Clemente Mastella, ex ministro e sindaco di Benevento, in un'intervista al Quotidiano Nazionale. Ma quando si arriva gli viene chiesto ad un punto di rottura in una forza politica, essenzialmente per due motivi, risponde Mastella. O per divergenze politiche, come è successo a me e Pier Ferdinando Casini, io volevo andare a sinistra e lui a destra, oppure perché guardi in prospettiva alle elezioni e capisci che se non rompi ti fotteranno. Quello che sta succedendo a molti parlamentari grillini, e perché dovrebbero già sentirsi il cappio al collo? Pensa che Grillo candiderebbe gli amici di Conte? Tanto più che dai quei geni che sono hanno tagliato il numero dei parlamentari. Per Mastella è molto difficile fare una scissione, non c'è un'altra via di uscita.
Dalla volontà del suo ideatore, Edoardo Faugno, nonché dalla comprovata esperienza nel settore dell'assistenza sociale, posseduta da Rodolfo Egidio, nasce la Mosè, società cooperativa sociale Ollus, inaugurata ufficialmente sabato mattina alla presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dell'assessore ai servizi sociali Luigi Ambrosone. La cooperativa ha deciso di dedicare la sua importantissima opera, incentrata nella prestazione di servizi assistenziali a persone adulte ed anziane non autosufficienti nel territorio di Benevento, in una cornice ambientale che ben si armonizza con le esigenze di serenità, protezione e sostegno che le persone più fragili desiderano conseguire. Sentiamo cosa hanno dichiarato a TV7 Edoardo Faugno, direttore della cooperativa, e il presidente Rodolfo Egidio. Allora, l'idea è nata soprattutto da un'intuizione del direttore Edoardo Faugno, che avendo conoscenza con il mondo religioso ha trovato questo luogo che era in stato quasi di abbandono e noi abbiamo avuto, come dire, la capacità o perlomeno abbiamo messo tutto l'impegno per poter riavviare, riattivare, quindi anche rigenerare sotto l'aspetto strutturale dell'immobile in modo tale da adeguarlo all'accoglienza delle persone anziane, soprattutto persone anziane bisognose. Tant'è vero che questa struttura è stata riconosciuta come struttura con quale comunità tutelare e quindi per l'accoglienza delle persone con una certa disabilità non grave, ma che comunque hanno bisogno di essere assistiti e quindi di essere, come dire, accolti anche amorevolmente. Infatti la missione di questa struttura, essendo di derivazione religiosa, avrà una particolare attenzione soprattutto per le persone che necessitano di assistenza e quindi di bisogno anche di umanità e di essere, come dire, accompagnate in un percorso di vita che è quello forse più difficile, quello della terza età. Questa struttura nasce a Benevento perché non c'è nulla su Benevento. Allora abbiamo pensato di prendere questa location e fare un'attività per le persone che hanno non sono autosufficienti, per cui abbiamo pensato di fare questo progetto e portarlo avanti. Non a caso l'ho chiamato Santa Rita perché qui abbiamo una chiesa che è sempre dei frati agostiniani, dove c'è Santa Rita. Io ho dato il nome di Santa Rita. Poi diciamo è chiaro che accogliamo le persone con poca disabilità, con una disabilità, per far sì che li portiamo a far stare bene. Non a caso abbiamo fatto anche la palestra, abbiamo fatto tutti i servizi per farli stare bene, insomma. Ecco, l'idea di quante persone al giorno? Qui sono 16 ospiti. Okay. Sono 16 ospiti. Occupa 16 ospiti perché la struttura è piccolina, non è molto grande, per cui partiamo con questa struttura che ospita 16 persone. Ecco, però l'ambizione di sicuramente un numero più esiguo rispetto a una struttura più grande, di essere funzionale e di grande qualità. Sì, infatti, cioè, diciamo che questa struttura nasce proprio con attenzione massima per far stare bene i nostri, diciamo, clienti, persone anziane che verranno qui. Reddito di emergenza al via con il decreto sostegni bis, le domande per le 4 mensilità da giugno a settembre 2021. Per chiedere le 4 nuove mensilità da giugno a settembre 2021 è necessario inoltrare la domanda in via telematica all'INPS entro il 31 luglio. L'unica novità è che il periodo a cui fa riferimento per indicare l'importo del reddito familiare non è più febbraio 2021 ma aprile 2021. In attesa della presentazione ufficiale del cartellone dell'edizione 2021 del Festival Benevento Città Spettacolo, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ai microfoni di TV7 ha annunciato alcune novità del programma che partirà il 24 agosto. Sentiamo l'intervista al primo cittadino. Ma già abbiamo avuto l'annuncio di Mahmood, visto che mi scrivono tantissime persone, voglio dire che ancora non ci sono i biglietti per poter vendere, però bisogna tenere conto anche che i biglietti saranno molto limitati, nel senso che le restrizioni dobbiamo farle anche noi in maniera contenuta, far spettacolo, perché non è soltanto il segno di una ripresa, ma una ripresa di attività per persone, l'elettricista, quelli che lavorano, che non hanno lavorato, e quindi anche loro, non soltanto il cantante, che può stare anche un giro magari fuori pista, ma invece chi lavora, e sotto a quelli sono lavoratori veri, è giusto dargli una mano.
e credo che arrivi anche la Nannini. Cioè Nannini tra gli altri nomi che stanno, spero Ranieri anche ritorna, poi gli altri vedremo man mano. Grazie. E poi faremo anche delle cose interessanti durante quei giorni. Credo alcuni libri che presentiamo con alcuni eminenti virologi italiani, in modo tale da poter spiegare un po' alle persone quello che è accaduto, quello che c'è, quello che potrebbe accadere, e dare anche una mano a questo punto di vista, una sorta di effetto sanitario producente e produttivo. Correva l'anno 2012 e il comune di Benevento era un protagonista assoluto nel panorama campano per capacità di programmare ed intercettare opportunità di finanziamento per migliorare la nostra città. E quanto scrivono dal Partito Democratico alcuni esponenti. Esempio tra i tanti altri ne fu l'approvazione del progetto di realizzazione di case a prezzo calmierato. Housing Sociale Capodimonte, il nome del complesso residenziale ideato e premiato dalla Regione Campania, oggetto di specifica convenzione tra la Regione medesima e il Comune di Benevento, sottoscritta il 13 novembre del 2012, nella giornata del 2 luglio ha conosciuto la beffa. Infatti, con atto del dirigente della Regione Campania, Martinoli, il finanziamento è stato revocato, destinandone una parte di 4.420.781 alla città di Salerno. L'amministrazione Mastella, affermano dal PD, è stata capace di buttare alle ortiche una straordinaria opportunità di intervento di edilizia sociale rivolta alle fasce popolari della nostra città. Sciatteria, noncuranza, approssimazione hanno avuto la meglio su anni di lavoro ed impegno. Una ragione in più per mandare a casa Mastella a Ceppaloni. Concordes in unum, il Consiglio Comunale tutto deve essere solidale con il Presidente Dominico, il quale ha reiteratamente richiesto ai componenti dell'organismo di liquidazione di riferire nella pubblica assise in merito al lavoro sin qui svolto per chiudere la procedura del dissesto. Lo scrive il consigliere d'opposizione Vincenzo Sguerra. Purtroppo le legittime e formali istanze del Presidente del Consiglio, peraltro previste nel TUEL, sinora sono rimaste incomprensibilmente prive di riscontro. Pertanto, nell'interesse di tutti i cittadini beneventani che rappresentiamo, ritengo doveroso fare fronte comune con la seconda carica istituzionale e pretendere che i commissari riferiscano pubblicamente, a distanza di 4 anni dalla dichiarazione di dissesto dell'ente, in ordine alla massa passiva accertata, ai crediti che il comune vanta, alle mediazioni richieste, alle procedure da adottare per i pagamenti e a quant'altro utile per fare chiarezza sul fallimento dell'ente deliberato nel 2017, conclude il consigliere Sguerra. Negli ultimi giorni, girando per la città, non è possibile non notare le condizioni di degrado in cui si trova, scrive Antonio Reale di Forza Italia. Basta un giro in auto tra le maggiori strade per osservare la non manutenzione del verde pubblico, con sterpaglie ed erbacce cresciute a dismisura ai margini delle strade e in alcuni casi invadendo carreggiate o marciapiedi, in altre limitando anche la visibilità stradale. Se ci si avventura a piedi, poi per una passeggiata o una corsetta a Rione Libertà, Santa Maria degli Angeli, Pacevecchio, Capodimonte, si viene presi d'assalto da moscerini e zanzare. Servirebbe di cereale una disinfestazione per evitare di diventare banchetto degli insetti. Insomma, quella della pulizia e del decoro è una partita in cui Benevento si trova in svantaggio e bisogna necessariamente cambiare passo. La fortunata trasmissione prodotta da Re1, Una voce per Padre Pio, quest'anno è ritornata a Pietrelcina. Scenario della registrazione è venuto lo scorso 23 giugno, la stupenda location di Parco Colesanti alle spalle della sede comunale. L'importante appuntamento, voluto dal duo Enzo Palumbo e Gianluca Guida, veri artefici ideatori della manifestazione dedicata a Padre Pio, sarà proposta da Re1 domenica alle ore 21:15 in prima serata. Lunedì 5 luglio sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano, con la musica Benevento e i protagonisti. L'originale format ideato e curato dal giornalista Enrico Salzano questa volta accende le sue vivide luci su Le ragazze del jukebox. Allora la felicità costava un solo gettone. Erano gli anni 60 e non pochi giovani si identificavano con Tony Dallara e le teenagers con Betty Curtis, con uno sguardo anche alla grandissima Mina Mazzini. Oggi nel riascoltare dal vecchio registratore Vittoria Piccolo e le stelline Fatte in casa, accompagnate dal complesso The Marines, si evidenziano personaggi che provarono a trasmettere grandi messaggi ora dal palcoscenico del Teatro Massimo che dal palchetto del President Hotel. Il settore politiche e sociali del Comune di Benevento ha organizzato, in collaborazione con l'impresa Minieri S.P.A., titolare degli stabilimenti termali di Telese Terme, un soggiorno per cure termali con trasporto gratuito nell'ambito degli interventi a sostegno delle persone anziane. Il tutto avverrà nel periodo compreso dal 25 agosto al 7 settembre.
possono usufruire di questo servizio gli anziani residenti nel comune di Benevento e che abbiano compiuto il 65° anno di età, che siano autosufficienti in condizioni di viaggiare autonomamente. Per informazioni vi rimandiamo al sito web di TV7, www.tv7.net. Nella suggestiva cornice di Masseria Roseto si è tenuto il tradizionale scambio di consegne per quanto riguarda il Rotary Club Benevento da Ambrogio Romano a Vincenza Casarella. Una serata ricolma di emozioni per quel che è stato fatto e per ciò che sarà. La neopresidente, emozionata per l'incarico appena ricevuto, ha parlato del suo anno come di un canovaccio bianco sul quale tutti i soci potranno lasciare un segno indelebile a beneficio del club e della città. I membri del consesso hanno tributato alla nuova presidente un sincero applauso di approvazione. Agenzia pubblicitaria di Benevento ricerca figure da inserire come agenti per la vendita di spazi pubblicitari televisivi, radiofonici e cartacei e per la ricerca di sponsorizzazioni per grandi eventi. Si richiede entusiasmo, una spiccata motivazione per il ruolo, flessibilità, determinazione, buone capacità di interfacciarsi con gli imprenditori, capacità relazionali e di negoziazione. Si offrono alte provvigioni e premi al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sostegno e motivazione diretta dal referente interno. L'offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi. Per candidarsi, inviare curriculum vitae aggiornato a targetbeneventoagency@gmail.com. Dopo il grande successo ottenuto nelle prime due tappe in Piazza Castello a Benevento, l'azienda Barbapapà di Cosimo De Luca, che ha ideato un evento dedicato tutto ai bambini e che si occupa del noleggio e dell'intrattenimento di bimbi, allestimento di giochi gonfiabili e giganti, darà vita nei giorni 2, 3 e 4 luglio ad una nuova iniziativa nella villa comunale nei pressi della Cassa Armonica. Stiamo tornando, i gonfiabili giganti li troverai a partire dalle ore 18:30 nei giorni 2, 3 e 4 luglio. Saranno montati giochi gonfiabili differenti caratterizzati da percorsi ludici alternativi. Salve a tutti, sono Giovanni Pirocciolo di Art Geo Art Design Salon. Oggi vi volevamo presentare le nuove promo del negozio Art Geo Art Design Salon, che saranno valide per il mese di giugno, luglio e agosto e saranno valide per tutti i giorni della settimana. Le nuove promo si suddividono in promo basic, medium e gold. La promo basic comprende colore e piega a 29 euro, colore, taglio e piega a 37 euro. Poi c'è la promo medium, che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi c'è la promo gold total look, che comprende colore, giochi di colore, toner, taglio, trattamento di ricostruzione e piega al costo di 89 euro. Inoltre abbiamo anche una Fidelity Promo, che sarebbe un abbonamento di 4 pieghe a 39 euro da effettuare in 30 giorni. Ovviamente saremo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato, compreso la prima e l'ultima domenica del mese. Con questo vi saluto e vi aspettiamo nel nostro negozio Art Geo Art Design Salon, sito in via Cupa Ponticelli numero 8, e vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, alla pagina Art Geo Art Design Salon. Grazie mille e vi aspettiamo. Venti giorni di stop e 9.000 euro di multa per Oreste Vigorito, ammenda di 9.000 euro al club giallorosso, mano soft della disciplinare per le pesanti dichiarazioni rilasciate dopo la gara Benevento-Cagliari del 9 maggio scorso. Nel mirino di Vigorito era finito il VAR Mazzoleni, che aveva annullato rigore al Benevento. Il presidente del sodalizio giallorosso si era sfogato a fine gara sull'ex fischietto e sull'utilizzo distorto del VAR.
Giornata storica per l'Accademia Volley, che ha superato in gara 3 a Benevento la formazione del Villa Ricca Napoli con il netto risultato di 3-0. 26-24, 25-18 e 25-21 i parziali che consentono alle giallorosse beneventane di conquistare il 3 luglio la promozione matematica in Serie B2 femminile. Un'altra tappa importante per la storia dell'Accademia Volley, che ha un palmarès da invidia per quanto riguarda le squadre beneventane. Complimenti alla squadra dell'Accademia, dunque promossa in B2 femminile. Lunedì 5 luglio alle ore 20 presso l'impianto Bocce, con proseguo della cerimonia inaugurale del campo di rugby, ci sarà un momento istituzionale voluto dal comune di Benevento. L'invito è rivolto alla cittadinanza a partecipare alla manifestazione di riconsegna del rinnovato impianto bocce e del nuovo campo rugby di via Compagna, Rione Ferrovia. Appuntamento alle ore 20. Gianluca Lapadula, protagonista in Coppa America con il suo Perù. La doppietta contro il Paraguay, che ha contribuito al passaggio in semifinale, è stata festeggiata anche dalla Lega Serie B con un post sui social. Gianluca Lapadula, sempre più idolo in Perù, che sconfigge ai rigori il Paraguay e approda in semifinale di Coppa America. Per l'attaccante, ora in forza al Benevento, si contano 49 presenze in cadetterie tra Pescara e Cesena, condite da 27 reti e 13 assist. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.